Two ways to do it. One. Una due modi per farlo. Cross fingers. Uno è chiudo le dita. Drop the hands. E abbassata, scendo le braccia, le mani. That's what I taught you. That's what I taught, learned from my sister. Yes, go. Questo è quello che ho imparato già dalla maestra Yami. And but I found like that, you bring up the hands, no chi. So lui ha visto che con questo movimento, salendo su, non c'è energia. So, but if you open the hand, you draw the chi, suck the chi. Quindi in questo modo, salendo su, invece si assorbe il chi. E poi si porta giù. So before. Quindi prima si faceva così, si chiudeva le dita. This part no energy. Boh, facendolo in questo modo non c'è energia. This part, I think in the past just bring over here. Quindi lo eseguivano in passato semplicemente da questa posizione. And then bring out. So this have no connection, no move, just transition. Cioè così diventa solo una posizione di passaggio, non ha un significato. But if you bring the energy here, so you bend it. Però se invece voi portate l'energia dietro, allora con i palmi aperti collect. È più facile accumulare energia. And suck the chi to the palm and bring it to the nadi. Quindi portare il chi ai palmi e riportarlo al nadi. Just recently, last year, I changed. Lui già è stato proprio l'anno scorso che l'ha cambiato. But this also right. No, anche questo tecnicamente è valido. L'ho detto. Domande? Quando fa questo movimento con i piedi, devono stare incollati per terra o partecipano del movimento? Quando hai un turismo, un fit. If you don't move the feet, you might hurt your ankle. Se non muovi i piedi potete avere dei problemi alle caviglie. But not movement. Stable. So essere stabili, non muovere la caviglia. So don't move like me. Noi piedi, noi caviglie. Everything from the waist, knees, ankle, even the toes move. Quindi tutte queste articolazioni, bacino, ginocchia, caviglia, addirittura anche le dita si muovono con questo movimento.